Ciao ragazzi e bentornati con un'altra puntata. Oggi Pandemic Express. Che cos'è Pandemic Express? Allora, è uno sparatutto in prima persona, basato su un multiplayer in cui 30 giocatori vengono catapultati all'interno di una mappa. Uno di essi a inizio gioco diventa uno zombie e deve trasformare gli altri e quindi a sua volta diffondere, diciamo, questa epidemia. Gli altri nel frattempo cercano di sopravvivere. Quindi, insomma, grazie all'aiuto di armi da fuoco, eccetera, eccetera, e dovranno prendere un treno per scappare dalla mappa, per l'appunto. Al momento c'è solo un treno, perché è un gioco early access, quindi il contenuto è relativamente poco, però più avanti ne vedremo altre cose. Allora, guardiamo un attimo, adesso ci sto giocando su computer, chiaramente, dato che sono su computer. Impostazioni grafiche al massimo. Cosa volevo dire? Anzi, ci ho giocato già un pochino per conto mio, perché in realtà devo dire semplicemente che ho provato a fare un altro gameplay e non mi è riuscito. È venuto fuori senza audio, ho perso un'ora della mia vita. Però giustamente mi faceva schifo il risultato, ho detto cavolo, adesso lo rifaccio. Mi dispiace molto perché sapete che io ci tengo a farvi vedere quelle che sono le mie prime impressioni dal vivo, nel senso che vorrei provare il gioco con voi assieme. Questo qua purtroppo non sarà così perché l'ho già giocato, cioè c'è poco da nascondere. Purtroppo è andata così e mi dispiace molto. Per cui, che dire, farò finta di non conoscerlo, ma in realtà non è vero. Niente, avanti col gioco. Allora, nel video precedente avevo fatto il warm up. Il warm up non si vede niente, mi fanno praticamente vedere le meccaniche del gioco, che sono appunto l'arma da fuoco e il treno da prendere. Vi dicevo, impostazioni grafiche al massimo e basta, partiamo. Escape. Dopo vediamo anche il resto dei cosi. Allora, vedete, questo qua è un'altra modalità di gioco dove probabilmente c'è una nave da usare. Là c'è una funivia, là c'è addirittura un razzo, eccetera, eccetera. Allora, scappate attraverso il treno. Allora, gli umani vincono andando sul treno e standoci sopra fino alla stazione. Gli zombie vengono uccidendo tutti gli umani prima che il treno lasci la stazione. Stai dentro al cerchio. Gli umani devono rimanere dentro la zona sicura per sopravvivere. Premi M per vedere la mappa, per aiutarti a navigare. Diventa uno zombie. Dopo che muori, tu diventerai uno zombie. Gli zombie possono spawnare sullo spot più vicino. Questo qua, in sintesi, è il core del gioco. Ok, è semplicissimo. E vi dico già, è molto molto divertente, davvero. È chiaramente un gioco a basso budget, per cui non aspettatevi grafica eccellente o un gameplay eccellente, o perlomeno per il momento, perché comunque è nato da poco, ma in realtà è già ben rifinito secondo me. Sicuramente col tempo ci saranno bilanciamenti vari, ok, ampliamento da parte dei tipi di zombie, i tipi di armi, i tipi di mappe, i tipi di gioco, insomma, avete visto, e ci sarà la personalizzazione del personaggio, gli oggetti, insomma tante altre cosine, ecco. Se andate sulla pagina del gioco, fra l'altro, vedete già che c'è una roadmap ben pianificata, sia a breve termine che a lungo termine. A breve termine, ad esempio, hanno già realizzato la possibilità di giocare con gli amici, di invitare gli amici che prima non c'era. E basta, cos'altro posso dire? Per il momento niente, godiamoci gioco nel frattempo. Partiamo? Tan 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 tan. Aspettiamo. 30 giocatori, 30 giocatori. Ecco, da quello che ho visto prima, sarebbe un gioco popolato, il che è già una buona cosa, perché in un gioco del genere, yay! In un gioco del genere la player base è chiaramente importante. Comunque, vi faccio vedere, visto che il matchmaking non è riuscito, vi faccio vedere un po' il menu. Allora, vedete, queste qua sono altre modalità di gioco: barca, funivia, razzo. Qua oggetti, 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 perché qua si vede la stessa cosa. E qua personalizzazione del personaggio. Vabbè, qua appunto il livello del coso. Escape, vediamo se riusciamo questo giro. Ecco, prima ho fatto 4 match o 3. Non ho mai avuto nessun problema di questo genere, però chiaramente è normale che ci sia magari un qualche problemino con i server ogni tanto. Se ce li hanno i grandi giochi AAA, non vedo perché non debba averli questo, poverino. Vedete, all'inizio del match un umano a caso diventa uno zombie.
Che sia la volta buona? Che parta? Sì. Sta partendo, ecco. Allora, prima. Ciao, Hello, brother. fratello. Hello, brother. Do you No. want a kiss? Mamma No, mia. I am not today. Scusate, ma io odio la gente che parla così. Via, maledetti. Mi date Oh, fastidio. fucking young boy. Basta. Ok. E vedete, questa qua è la stanza di attesa. 3 minuti prima dell'inizio del matchmaking. Qua dobbiamo racimolare 30 persone. Ti aspettiamo. Fanno scivolare, cavolo. Ah, così. Ok. Ho capito. Allora, vediamo i comandi del gioco. Player list, sprint, slide, crouch. Prono, doppio salto, perché c'è doppio salto, abbandona l'arma, voice chat, mappa, attacco corpo a corpo, respawn come zombie o ricarica. Questi qua sono i comandi semplici semplici. Ci sto giocando a impostazioni grafiche al massimo e come potete vedere la grafica non è niente di che, però è semplice, pulita, carina, insomma piacevole alla vista, che è quello l'importante, senza troppi fronzoli insomma. Allora, fra 30 secondi partirà il coso e lo zombie salterà fuori qui nella sala d'aspetto e infetterà un nemico a caso. Ecco, quelli lì, poveri ignari, non vorrei essere nei vostri panni perché la pagherete molto cara. Ve lo dico io. Guardate, eccolo lì, vedete? Zombies! Ecco. Zombie! Hanno già preso due o tre persone, credo. Scappiamo! Oh cacchio! Oh cazzo! No, non ditemi che mi trasformo subito, eh! È partita malissimo, ragazzi, questa missione qua. Questa cosa qua, voglio dire. Troppo vicini sono gli zombie. Via, 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 via! Via, via, via! Ecco, veramente non capite, non potete immaginare quanto fastidio mi dia non potervi far... Non potervi mostrare le mie vere reazioni, diciamo. Oh cazzo. Aiuto. Ah, niente. Adesso mi beccano. Questo qua è qua. Nascosto. Mi sta braccando. Sono indietro. Ok. Non mi tengono più d'occhio, perfetto. Vediamo di trovare un'arma magari da qualche parte, che dite? Allora, la prima run prima era andata malissimo perché non avevo capito bene come trovare le armi, adesso invece so già che di trovarle appunto in casa. Il che non è male, eh. Ecco, perfetto. Abbiamo un fucile da caccia e un bel fucilotto. Ci piace così. Cosa fate, sciagurati? Andiamo verso il treno. Praticamente il treno ci andiamo sopra, lo facciamo partire in modo da farlo andare verso la stazione. Questo qua è lo scopo. E dopodiché bisogna salire e stare sul treno in modo da mantenerlo attivo, diciamo, e quindi in viaggio. E aspettare che arrivi alla stazione. Esattamente come una sorta di scortare il convoglio su altri giochi, tipo Overwatch, mi viene in mente. Ok, comunque devo dire che è molto molto simpatico come gioco, purtroppo lo so già, ma lo scoprirete anche voi a breve, che è molto divertente. Ecco, purtroppo pecca di contenuto, che è un early access nato proprio da pochissimo, penso qualche settimana neanche. Ui, questo qua è una sorta di trampolino. No, cazzo. Oh. Bene, ciao macchinetta.
Aiuto. Questi rumori strani non mi piacciono neanche un po'. No, troppo distante, troppo alto. Dai, che ce la facciamo in qualche modo. Cazzo, distante. Avanti, avanti, avanti. Dobbiamo salire e per salire l'entrata è solo una, cioè di qua. Di qua è abbastanza basso da poterci salire. A meno che non usate i palazzoni. Ecco, vedete, quelli là è dove spawnano gli zombie. Gli zombie sono infiniti. Cioè, nel senso, voi come giocatori morite, diventate zombie, ma dopo, una volta che morite come zombie, ricominciate a spawnare, 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 cosa che come umano chiaramente non funziona. Una volta che siete morti, diventate zombie e basta. Qua nel frattempo c'è qualcuno che vuole farci la pelle, per... Sì, perché ti ho visto. Bastardo. Oh cazzo, dove sono andato? No! Quanta vita hai, infame? Quanta vita hai? Quanta vita hai? Bastardo. Cazzo. Ah, niente. Il treno non lo raggiungo mica da qua, sapete. Maledetti. Preso. Vabbè. No, mi sono liberato. Incredibile, ma vero. Grandissimo, mi hai salvato la vita. Grazie tesoro. Nel frattempo il nostro treno è andato a farsi benedire. C'è qualche zombie qua? A chi stai sparando? Avanti, avanti, avanti. Sono resistito ad un attacco zombie, grande. Sono contento. Uno zombie di sopra. Che casino. C'è un sacco di gentaglia lì, eh. No, il treno è ripartito. No. What? Che cazzo sta succedendo? Qui ragazzi sta succedendo qualcosa di strano, eh. O lagga oppure non so. Sì, mi sa che c'è del lag in giro, eh. Perché è tutto molto molto confuso, non mi era mai successo prima, giuro. No, povero Phalanx. Phalanx, sì. Ok. Ehi là. Cazzo! Mi avevano catturato, scusate. Scappiamo. Qui il pompa devo dire che è decisamente... Cazzo, no, no. Qualcuno mi salvi! Maledetti infami. Aiuto! Ah, niente. Infatti, basta. C'è poco da fare, mi hanno catturato.
Eh già. Vabbè. Sono stato anche troppo bravo a resistere, onestamente. Niente, comunque è anche giusto che vediate anche la parte zombie, altrimenti. Vedete, adesso sono diventato zombie, uno zombie comune, ok. Al termine delle ricariche di quel coso lì sotto che vedete, cosa succede? Posso scegliere di diventare due tipi di zombie. Lo zombie mimetizzato, tipo bomba, oppure lo zombie che può diventare invisibile per un tot di tempo. Ve lo farò vedere appena si ricarica, però onestamente dubito di arrivarci perché i nemici sono ormai pochi e quindi mi sa che fra un po' gli facciamo un batto. Penso, non è detto. Ecco appunto, l'ho buffata ed è andata così. Vabbè. Stop the train. Ecco, un'abilità che ha lo zombie è quella di, vediamo, di prendere i barili esplosivi e lanciarli. Qua però non ce ne sono. Che cazzo è stato? Ah, niente, sono scemo io che ho sbagliato tasto, perché premendo R giustamente qua si fa esplodere. Vabbè, avete capito che il treno non passa più. Ma come? È ripartito proprio due secondi. Vabbè. Che sfiga, cazzo. Vediamo se riusciamo ad abbordarlo da qua, magari, non so. Ecco da qui. Uiu! Dai! Perfetto. Cosa fa quello là? Dove vai? Devi andare sul treno, no? In macchina. Maledetto. Maledetto infame. Già. Ok. 35% e dopo posso diventare uno zombie speciale, ma vi ripeto, secondo me non lo vedremo. Wow! Questa cosa non la sapevo. Possiamo camminare anche qui. Che figata. Che figata. Dai, 5 nemici rimasti. Vieni qua. Andateci. L'ho preso, ma non è morto. Ma dov'è andato? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Maledetto. Ma quanti colpi sparco, cazzo di fucile? Preso! Mi dispiace. Killed. Ah, ok, peccato. Sperava di avergli dato almeno un colpo, invece no. Ecco, adesso ho raccolto il coso, il barilotto, e io posso lanciarlo. Penso di averlo preso il tipo, Che ha fatto un bel salto. Allora, vediamo. Mimic, che è quello che si può fare esplodere tipo bomba, oppure Phantom, che è quello invisibile. Dai, quello bomba. Quello invisibile lo volevo vedere la prossima volta. No! Peccato. Cacchiarola. Che bastardi. Voi li siete messi a camperare. Maledetto. Maledetto, maledetto. Avete trovato il punto giusto, sì. Tanto non serve un cazzo. Per semplice motivo che dovete andare via col treno. No! Che pirla! Volevo prenderlo da dietro e mi sono sbagliato. Vabbè. Preso! Questa partita è vinta dagli zombie. Perfetto. Invasi. Ok, spotlight a quei 5 lì che evidentemente hanno fatto un sacco di kill, un sacco di cose. Di punti. Bene. Proviamo un'altra partita. Però sono davvero dispiaciuto per non avermi fatto le mie reazioni a caldo, ecco. Vabbè, dai, non importa, mi dispiace, è andato così. Nel frattempo vi invito a lasciare un like, iscrizione, campanella per rimanere sempre aggiornati sulle news del mio canale, sui nuovi contenuti, ecco. Vediamo come andrà questa partita.
Vedrete che il punto di partenza, quello è sempre diverso, ok? Ci sono varie stazioni e cambiano sempre. Però la mappa, bene o male, è quella lì. Avete visto che ci sono anche molti edifici? Noi ci metteremo qui a nasconderci dal coso, dallo zombie iniziale, sperando che... Forza! I dropped the gun. Adesso chiedo una cosa, vediamo. Is it possible to find a gun in this room? Yeah, there is. Zombies! Alright, Code. Oh, my God. Hey. Someone ever heard of the elusive? Cosa sta dicendo sta gente? Oh, vabbè, il bello di giocare online ai cooperativi. Che cazzo sta dicendo? Il gioco partirà fra 30 secondi. Ecco, noi ci mettiamo. Che sta dicendo? Sto guardando il testo. Nascondiamoci. Scusami, I can't. Hit? Oh cazzo. Prima o poi sarebbe dovuto. Cazzo. Maledetti. Oh. Vabbè. Sarebbe dovuto succedere. Di partire come coso, come zombie, è successo a me sto giro. Comunque ho fatto una buona graneficina subito, eh. Cazzo! Ha già l'arma questo, maledetto infame. Ma qui c'è uno da prendere. Già, mi dispiace. Sorry, busy. Vabbè, sono partito subito come zombie, va bene. Non me l'aspettavo in realtà. Pensiamo sempre che sino che succeda agli altri, ogni tanto capita anche a noi. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Bastardo. Già. Hai voluto sfidare gli zombie subito? Ma hai fatto male, dovevi scappare. Bombags! Eh? Bombags, ma che cazzo? I held them off for as long as I could. Oh my god, dude, no, so many people fucking just ran off with guns like assholes. Mutiamoli che è meglio, I'm all dead. Non vorrei che dicessero parolacce a caso, scusate. Perché solo io posso dire cazzo in questo gameplay, non gli altri. Facciamo stealth. Ah, qua ci sono troppi cosi. Troppi umani. E pochi zombie.
tu. Maledetto. Già. Meat Clown, vabbè, è quello che faceva lo scemo prima. Però evidentemente è anche bravo a giocare, dai. Ci sta, ci sta. Posso già spawnare. Vai, vi faccio vedere l'invisibile, dai. Eccolo qua, vedete? Invisible, magari l'ho attivato un po' troppo presto. Ah, peccato. Cavolo. Comunque uno l'ho fatto fuori da invisibile, eh. Bene. Si sta avvicinando di qua, sembrerebbe. Adesso facciamo un agguato da qui sopra. Si è già ricaricata l'abilità. Che veloce, cavolo. Come mai? Come ci mettevo una vita? È qua sotto, per cui prepariamoci qua, eh. Dai. E dopo, ta-tan! Forza, forza. Attendiamo con ansia, eh. Troppo presto mi sono fatti schiodere, mi sa. Vabbè, Mimic, dai. Quello che si fa esplodere, il dinamitardo. Aspettiamo. Ci prepariamo qua a fare il super salto. Boom! Sì! Kamikaze è riuscito! Vabbè. So soddisfazioni, ragazzi, so soddisfazioni. Dodici nemici rimasti, eh? Sono ancora tanti, eh. E sono ben avanti col treno. Boeing. È distante però qua, eh. Dobbiamo prendere bene la mira. Vediamo un attimo. Ce la faranno i nostri eroi? Boh. Ehi là. Caffarola. No! Non possiamo entrare nell'area protetta. Bastardi. Vabbè, diamo la caccia a quelli allora. Sì, ma siamo in pochi contro quelli lì. Ah, io sono tre nemici. Ah, non ce la facciamo mica qua. Spawniamo e siamo a posto. Ecco. Questo qua però è nostro. Dai, uscite da quella stazione, che ci penso io. E là c'è un bel barilotto. Niente da fare, eh. È ripartito? No, parti no. Oh sì, adesso sì. Vai! Qualcuno ho preso, secondo me. Aio, aio. Bastardo. Vieni qua, dai, vieni qua.
scappa, scappa, che sei in tempo. Dai, siamo in 3-4 contro 1. Killed, però io l'ho colpito, credo. Dai, ricaricati abilità, ricaricati che voglio cambiare. Voglio quello invisibile, credo. Oppure quello esplosivo. No, quello esplosivo. Mi piace fare il kamikaze. Vai. Dove sta il treno? Lì. Forza. Forza. Ah. Tre umani rimanenti. Vabbè, dai, ho capito. Accendiamo il cerchio allora. Ma no, vabbè, adesso è ripartito il treno, ma allora? Ma dai! No! Cazzarola! Dai, mi hanno fatto spawnare qua. Culo. Uno solo? Beh, direi che palesemente abbiamo vinto, Dubito che resista contro 30 nemici. Vittoria! E con questo, ragazzi, io vi invito a lasciare di nuovo like, iscrizione e campanella. Che dire, è stato sicuramente un bel gioco. Cioè, è tuttora un bel gioco, per carità. Oh, sono salito di livello, vediamo cosa mi danno. Perché magari c'è qualche perk, non lo so, boh. Questo non lo so perché è la prima volta che salgo di livello, per cui non conosco, vediamo un attimo. Ma come livello 1, cazzo, sarà livello 2 là. Boh. Tutto molto strano. Vabbè, ok, ero di livello 2 2 secondi fa. Comunque, dettagli. Che dire, ragazzi, grazie e alla prossima.